deve essere un qualcosa che aiuti soprattutto la squadra nell'autostima e nel credere in quello che il nuovo tecnico impartirà in queste giornate. Abbiate risultato, come ha visto la partita di ieri? Ma io ho visto una partita, ma tutto viene interpretato, che io ho sentito, ho letto qualche cosa. Cioè il Siena non ha mai perso nettamente con nessuno quest'anno. Una squadra veramente, una buonissima squadra, una squadra allenata molto bene, però è pure positivo che nessuno si accontenta qui. Cioè, ho visto tante insufficienze, delle situazioni. Non voglio più arrabbiarmi. È un altro anno, non voglio più arrabbiarmi. A livello di arbitraggio? Arbitraggio bene, no, arbitraggio no, io non ho. Ho tolto quelle cose proprio eclatanti in questi 3 anni e negli anni prima dell'Udinese difficilmente io parlo degli arbitri. Penso che le lamentele che erano venute fuori del Siena erano, dopo rivedendo tutto, erano realmente delle lamentele non corrette, perché il rigore non c'era, perché i 2 gol erano annullati nettamente in fuorigioco, perciò penso che tutto è stato regolare e sono molto contento, perché anche soffrendo, come è giusto che si debba soffrire, il Parma abbia vinto la partita, abbia dimostrato delle qualità e io sono contento per l'applicazione che ci hanno messo i giocatori nostri, anche perché nessuno ha tenuto conto che noi venivamo da un 5-0 e il Siena veniva da un 4-0, perciò a livello psicologico affrontare la gara di ieri era molto più complicato per noi. Grazie. Dottore, un'ultima domanda sul mercato. Ci sono tante situazioni in ballo. Sì, e il mercato, l'abbiamo detto, è un qualche cosa che come prima cosa c'è bisogno di sfoltire e stiamo lavorando per quello. Poi vedremo se limitando il numero di calciatori siamo convinti già di quello che potrà occorrere nell'eventualità per cercare di migliorare questo gruppo, che però si trova già a 22 punti. Direttore, ma sta rientrato in uscita Jonathan da un lato? No, Jonathan ha già parlato ieri con molta chiarezza. Io sono un po' particolare, a volte posso essere amato o odiato, stimato e non stimato. Cioè, con me le mezze figure difficilmente ci sono. I giocatori che pensano più di un giorno di venire nella squadra che io dirigo non sono giocatori per me, perciò Jonathan, con tutta la stima, sta bene all'estero. E Crespo? Crespo fa parte del Parma, Crespo si sta creando un qualcosa, non so per quale motivo, una situazione che sono orgoglioso di aver riportato a Parma, sono orgoglioso di avergli rinnovato il contratto, poi le scelte non le faccio mica io tecniche, perciò sta bene dove sta, se lui non dice nulla, noi non diciamo niente di più e perciò siamo contenti di averlo in rosa. Grazie. Prego.